Troiani era a Barcellona con questa Giulia. Se tu hai le prove, la affermi, la pubblichi, la dici. Tu a Barcellona stavi con una ragazza perché ti hanno visto. Io avevo una storia durante il mio fidanzamento. Cosa diresti a Luigi? Magari un domani ci sarà un ritorno. Ci spero. Sei proprio il peggiore. Ciao amici chips, io sono Fabrizio e Valerio è il mio cognome e ragazzi, non spaventatevi se mi vedete con questi bellissimi occhiali, molto natalizi e molto Temptation Island, perché proprio oggi parleremo, indovinate di che cosa? Di corna. Stiamo parlando di una coppia scoppiata ed è quella formata da Irene Capuano e Luigi Mastroianni e pare proprio che Luigi abbia tradito Irene durante la loro relazione. Sarà vero? Sarà falso? O sarà fifella? Beh, sarà fifella, spero proprio di no, visto che c'è Luigi di mezzo. Prima di iniziare però, come sempre, vi ricordo di iscrivervi al mio canale, trovate qui sotto il tastino iscriviti, di fianco c'è una campanellina. Cliccate anche quella per attivare tutte le notifiche relative ai video che pubblico quasi ogni giorno sul mio canale, così da non perdervi tutti i gossip, il trash, ma soprattutto, come in questo caso, le storie di corna. Ah, e ricordate, se non vi iscrivete al mio canale... Siete delle brutte persone, ve lo dico io, siete delle brutte persone. Capito? Oggi torniamo a parlare di una delle ultime coppie che si è formata grazie a Uomini e Donne. Stiamo parlando di Irene e Luigi che, udite udite, dopo 8 mesi di relazione si sono lasciati. E infatti avevo fatto un video a riguardo che vi lascio qui sopra nella i di informazioni dove spiegavo tutto quanto riguardante la loro rottura, tutte le cose che sono state dette su Luigi, su Irene, insomma. Se vi siete persi quel video andatelo a vedere e poi tornate qui perché ragazzi oggi molta carne al fuoco. Negli ultimi giorni è infatti scoppiata una grande polemica proprio su Luigi e dobbiamo dire grazie ancora una volta a lei, sì ragazzi, alla nostra amica gossipara Deianira Marzano che ha pubblicato delle stories molto interessanti. Deianira in queste stories si scaglia completamente contro Luigi perché a suo dire si sarebbe comportato male con Irene, anche perché in questi giorni lei poverina ha subito un intervento al seno e quindi insomma anche in questo momento così delicato una persona al suo fianco sarebbe sicuramente stata d'aiuto. Ma comunque, sempre secondo Deianira, non solo Luigi si sarebbe comportato male, ma addirittura durante la sua relazione con Irene avrebbe intrattenuto delle storie parallele, ci sarebbero di mezzo un po' di tradimenti. Ragazze, non so se vi ricordate che un po' di mesi fa Amedeo Venza mise un post, adesso ve lo riposto. E praticamente in questo post c'era scritto che c'era un personaggio di una coppia che se la faceva con una di Milano. L'altro giorno ho detto che c'era stata una segnalazione che mi diceva che praticamente Mastroianni era a Barcellona con questa Giulia. La prima che si è sentita di difendere questa Giulia è stata la Zarrigo, che tra l'altro è un'amica di Amedeo Venza. Detto ciò, torniamo a Luigi Mastroianni a Barcellona. Innanzitutto, vabbè, secondo me Luigi non le ha fatto manco una telefonata a Irene, che si è operata ieri, lasciamo perdere. Sei proprio il peggiore, eh? Questo è il mio istinto, poi non so. Però, mio caro Luigi, è inutile che tu a Barcellona fai vedere che non sei andato con nessuno, perché pure se non stavi con questa Giulia Costa, tu a Barcellona stavi con una ragazza perché ti hanno visto, ti hanno fatto anche la fotografia, hai capito? Allora è vero che tu sei single, però non hai avuto un minimo di delicatezza, perché tu non sei la persona che vuoi mostrare agli altri. Poiché hai paura di perdere followers, vuoi far vedere sempre che tu sei il solito bravo, un bravo ragazzo, rispettoso, eccetera, eccetera, ma non è così, tu sei un bel furbacchione. Sinceramente a lei non la taggo neanche perché, visto che bazzica questi ambienti da tempo, non vede l'ora di essere taggata. Appunto, è proprio questo, è inutile che voi scrivete il singolo può fare quello che vuole, ma può fare quello che vuole ora, non mesi fa che questo stava ancora con Irene. Scusatemi, il post di Amedeo parla chiaro, è di tempo fa, lui stava ancora con Irene. E sì ragazzi, la ragazza in questione è proprio un'ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Lei si chiama Giulia Costa e l'abbiamo già vista nello studio di Maria De Filippi, perché proprio un anno fa era andata lì per corteggiare, indovinate un po' chi? Proprio Luigi e anche in realtà
il suo vicino di trono Lorenzo Riccardi. A queste insinuazioni di Deianira ovviamente arriva prontamente la risposta da parte di Luigi, il diretto interessato, che se fino ad ora era rimasto in silenzio e diciamo aveva lasciato un po' correre tutte le insinuazioni di Deianira, oggi decide di basta, cioè finiamola. Vuole mettere la parola fine, soprattutto un punto a tutta questa situazione, ma soprattutto a tutte le accuse che riceve e che riguardano i possibili, probabili tradimenti ai danni di Irene. E così pubblica un lungo sfogo tramite le sue Instagram stories. Allora, raga, cosa penso di questa persona? Io penso che ha più di 3 mesi a questa parte che questa persona non fa altro che dirmi di tutti i colori. Mi ha pioppato 5-6 love story che poi lei stessa smentiva spesso perché pioppava quella successiva, love story che erano prive di fondamenta e prive di prove, ma fino a qui ho lasciato correre, non mi sono mai sentito in dovere di intervenire, di difendermi, perché alla fine vabbè, non me ne frega più di tanto, la gente parla, l'altro lato della medaglia di essere un personaggio pubblico tra virgolette, quindi non mi interessava più di tanto. Il problema sorge nel momento in cui quest'ultima inizia questa proprio campagna denigratoria nei miei confronti, ossia inizia a inventarsi delle storie e le commenta pure. Si è inventata che io avevo una storia durante il mio fidanzamento. Questa è una cosa gravissima, denigrazione. A me non mi piace tappare le bocche, a me non mi piace mai creare diatribe, eccetera, eccetera. Però a questo punto mi trovo costretto a difendermi sia sui social sia per via legali, perché un conto è commentare, un conto è riportare, un conto è infangare una persona e dire cose che non stanno né in cielo né in terra. Se tu hai le prove e puoi dimostrare una cosa, la affermi, la pubblichi, la dici e per me va bene. Ma se tu non hai prove, un conto è inventare e dire delle cose che non stanno né in cielo né in terra, mettendo delle persone in mezzo che non c'entrano niente. Io capisco tutto, capisco che è il tuo passatempo, capisco che ormai ne hai fatto un lavoro, io posso capire tutto. Posso capire che se non crei interesse sul tuo profilo, le tue smarchettate non avrebbero più senso, quindi non guadagni più, io capisco tutto. Ma non puoi, ripeto, non puoi denigrare una persona, non puoi inventare delle cose denigrando. Quindi siccome sono con la coscienza pulita, io non parlerò più di questa questione e l'unica persona cui farà riferimento e l'unica persona con cui dovrà parlare quest'ultima sarà il mio avvocato e il giudice a cui dovrà portare le prove di quello che ha affermato, in modo da vedere chi ha ragione e chi non ha ragione. E poi siccome ci tengo particolarmente a questa storia, vi pubblicherò pure l'esito del tutto, quindi prossimamente saprete la verità. Ma non è finita qui, perché dopo questo lungo sfogo tramite le sue Instagram stories, Luigi vuole anche rispondere ad una domanda di un suo follower che gli chiede: non ti manca Irene? Come fai in così poco tempo a dimenticare se è stata una storia importante? E lui risponde: ma tutte queste cose chi le ha dette esattamente? Non si dimentica niente, semplicemente le relazioni hanno un inizio e una fine. E quando arrivi alla fine, si va avanti. Come ho dichiarato già in precedenza, qui, proprio qui, non ci sono né vittime e né carnefici. E questo ve lo posso mettere per iscritto. Il fatto che io non pubblichi frasi sull'amore o continuo a dedicarmi al mio lavoro e mi faccio vedere con amici non significa che dimentico i 7 mesi precedenti. Semplicemente ho il mio modo di vivere la fine di una relazione. Poi ognuno è libero di pensare quello che vuole. Detto ciò, anche questo è un capitolo chiuso. In tutto ciò però adesso veniamo all'altra protagonista di questa storia, e cioè Irene, che proprio in questi giorni in realtà è stata in silenzio. Vuoi perché comunque non si è mai voluta esporre così tanto nei confronti della sua relazione con Luigi, vuoi anche perché, come abbiamo detto in precedenza, in questi giorni ha proprio subito un intervento chirurgico, una mastoplastica additiva al seno, quindi insomma si è fatta le tette un pochino più grosse. Infatti in questi giorni ha avuto modo di rispondere più e più volte tramite le sue Instagram stories alle domande dei fan, che ovviamente le hanno chiesto come stai, come è andato l'intervento, eccetera eccetera. E tra le tante domande c'è stata anche questa: oltre alle persone che hai iscritto, chi si è fatto sentire? Oltre alle ragazze e le mie amiche e la mia famiglia,
Nessun altro. Beh, dobbiamo dire che effettivamente Irene forse ha voluto sottolineare il fatto che un messaggio da parte di Luigi non sia arrivato. Ma non è finita qui, perché in realtà Irene, prima di questo intervento chirurgico, aveva rilasciato un'intervista ad una radio, durante la quale le avevano chiesto se volesse mai ritornare con Luigi. E devo dire che la sua risposta ha lasciato letteralmente a bocca aperta tutti quanti. Okay. E se Luigi dopo dovesse rivedere e riascoltare questa intervista dopo, tu, Irene, cosa diresti a Luigi? Beh, in questo momento direi che comunque c'è stato un amore forte e immenso. Questo magari è un momento, no, chissà, magari un domani, se ci sarà un ritorno. Un cuor mio, ovviamente, come qualsiasi ragazza innamorata, e credo anche lui, ci spero. Ad oggi ci sono, un domani non lo so. Sinceramente a me fa tanta tenerezza Irene. È una ragazza che è sempre stata disponibile dal minuto zero nel quale ha messo piede in quello studio di Uomini e Donne, fino all'altro ieri che ci siamo sentiti. Dal mio punto di vista merita tanta felicità. Spero che, vabbè, insomma, se lei volesse mai tornare con Luigi, che ci tornasse. Altrimenti spero tanto che abbia al suo fianco prima o poi una persona che sappia rispettarla e che sappia amarla, anche perché mi fa molta tenerezza, perché sapete che io sul mio Instagram pubblico sempre delle frasi tipo da sottoni, insomma, da gente che, come dire, noi sbaviamo dietro al tipo che ci piace, che non ci caga. Ecco, praticamente lei ogni volta che pubblico questo genere di post mette mi piace. Quindi Irene, noi sottoni come te ti capiamo. Insomma ragazzi, staremo a vedere quello che succederà nelle prossime settimane, soprattutto tra Luigi e Deianira, perché a quanto pare Luigi si è un attimo mobilitato per vie legali proprio contro Deianira. Nel frattempo fatemi sapere voi che cosa ne pensate qui sotto con un commento, se credete che Luigi sia innocente, quindi non abbia tradito Irene, oppure se date ragione a Deianira. Il video può finire qui e spero tanto che vi sia piaciuto, e se è così lasciate un bel pollice in su, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, e come sempre vi ricordo di seguirmi su tutti i miei social che vi lascio qui sotto nell'info box, ma soprattutto su Instagram, dove sono Fabrizio Valerio per quanto riguarda il mio profilo personale, Valerio Fabrizio invece per quanto riguarda quello dei meme, e anche su TikTok, dove sono sempre Fabrizio Valerio. Io e Mark vi salutiamo, noi ci vediamo in un prossimo video, vero Mark? Vai, saluta Mark. Vabbè ragazzi, anche oggi noi ci abbiamo provato. Ciao!